Armati di piccone si sono accaniti contro una porta vetri che si trova sul retro per poter così entrare all'interno dello stabilimento. Un assalto nel cuore della notte ad un supermercato alle porte della città di Arezzo che si trova proprio lungo la strada regionale 71, la Umbro Casentinese. È successo attorno alle 4 del mattino di domenica a Ceciliano. I malviventi, dopo aver tagliato la recinzione del parcheggio sul retro, hanno tentato di mettere fuori uso il sistema d'allarme danneggiandolo. Poi hanno preso a picconato una porta vetri per crearsi un varco ed entrare nel magazzino. Una volta dentro si sono diretti verso le casse che hanno ripulito. Un furto lampo in una manciata di minuti. I ladri infatti hanno fatto razia degli spiccioli del fondo cassa monete da 10-20. E 50 centesimi. Magro il bottino, circa 1000 euro. Decisamente più rilevanti invece i danni che la banda si è lasciata alle spalle. I banditi, infine, si sono dati alla fuga attraverso i campi. Le indagini sono portate avanti dalla Polizia di Stato. Ieri, sul posto, assieme alla Scientifica per i rilievi, gli investigatori stanno cercando di ricostruire i movimenti dei ladri alla ricerca di tracce che possano ricondurli agli autori del furto. Con scasso, gli agenti hanno già recuperato. Il pezzo del registratore di cassa rubato che era stato abbandonato in un campo.